Buonasera, questa sera intorno alle 9 ci occupiamo della festa dei lavoratori. Domenica 1 maggio si torna a celebrare questo importante appuntamento in presenza dopo 2 anni di iniziative in streaming a causa della pandemia. Dunque si torna in piazza con il tradizionale corteo che da Piazza Mercatale attraverserà le vie del centro storico fino a Piazza Santa Maria delle Carceri, dove è previsto il comizio conclusivo. Ne parliamo questa sera con Lorenzo Pancini, segretario generale della CGIL Prato. Buonasera Pancini. Dicevamo Buonasera. dunque finalmente in presenza per celebrare il 1 maggio, un appuntamento che mancava. Sì, finalmente torniamo in presenza, torniamo al nostro, diciamo, classico 1 maggio, come dicevi, con il corteo. Quindi, insomma, siamo arrivati a questo appuntamento, come dire, contenti di poter riprendere le nostre tradizionali celebrazioni, ma ci arriviamo ovviamente in una situazione molto complicata, drammatica, direi preoccupante, tant'è che il titolo che è stato scelto quest'anno, quindi 1 maggio, era Lavoro per la Pace, crediamo che mai come ora la ricerca della pace sia un elemento necessario per tutti. Ecco, questo è lo slogan, appunto, come ricordava Pancini, al lavoro per la pace, mentre prima vedevamo anche un po' di immagini relative alle edizioni passate della Festa dei Lavoratori. E questo è il tratto distintivo della manifestazione di quest'anno, non potrebbe essere altrimenti, visto quello che sta succedendo in Ucraina, premesso che chiaramente il primo obiettivo è la pace per evitare le conseguenze umane di questo conflitto, ovvero i morti, i tanti rifugiati, profughi che scappano dall'Ucraina. Questo ovviamente deve essere la preoccupazione principale. È anche vero, no, che poi questo è un conflitto che ha ripercussioni e rischia di averne sempre di più anche sull'economia e dunque sull'occupazione. Pancini. Sì, esattamente. Ovviamente la guerra, oltre al carico di dramma di morte che si porta dietro, diciamo, quale strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo che non può risolvere le controversie internazionali. Quindi ovviamente la preoccupazione e l'angoscia è di tutte e tutti. Poiché non si vede oggi una via d'uscita diplomatica al conflitto, credo che questo carico di angoscia sia ancora più forte. E oltre, diciamo, agli effetti diretti della guerra sulle persone, sulle cose, sulle persone che vivono in Ucraina, poi ci sono degli effetti indiretti che in questo momento stiamo pagando e che rischiamo di pagare nei prossimi mesi a un prezzo molto, molto salato. Basta ricordare, insomma, che il costo dell'energia e delle materie prime sta spingendo ormai l'inflazione, oltre il 6%, erano numeri che non si vedevano, insomma, da molti, molti anni, e questo rischia di mettere in seria crisi non solo il sistema economico e produttivo, dico della regione in generale e poi del nostro territorio in particolare. Si pensa che l'INPET ha calcolato che all'incirca 15.000 aziende e 177.000 lavoratori in Toscana sono a rischio a causa appunto dei costi dell'energia, e se questo noi lo proiettiamo sul nostro territorio, fatto di imprese, di molte imprese energivore, è ovvio che la preoccupazione è anche nostra. Certo, ecco, Poi c'è un a questo proposito. tema che riguarda il rischio della, diciamo, di tenuta della coesione sociale. Noi Certo. abbiamo solo un problema
di erosione dei salari, di stipendi, delle pensioni. Basti pensare che ad esempio le bollette, che pesavano per l'8% sui redditi delle famiglie, oggi pesano il 13%. E questa è una media, perché è ovvio che più i salari sono bassi, più l'incidenza è maggiore, certo. Ecco, a questo proposito le chiedo, Pancini, dopo, alla luce del clima attuale a livello internazionale, dopo 2 anni di pandemia, secondo i sindacati, CGIL in particolar modo, di quali misure c'è bisogno per sostenere l'occupazione e evitare, no, di tornare indietro, perché qualche segnale positivo l'avevamo cominciato a intravedere, no? Lasciata alla spalle la fase più critica della pandemia, adesso rischiamo ovviamente di tornare indietro. Sicuramente il quarto trimestre del 2021 aveva dato una consegnata comunque una ripresa che non era soltanto congiunturale, prendiamo quello che è accaduto nel 2021 complessivamente, è vero che non avevamo raggiunto i livelli di produzione industriale del 2019, insomma, avevamo guadagnato molti punti percentuali. Questo purtroppo non si era tradotto in una ripresa occupazionale, se non in una ripresa occupazionale fatta soprattutto di contratti non stabili, lavori interinali, portati determinati, tra l'altro mostravano, durate degli stessi contratti molto più brevi rispetto a quelli che tradizionalmente avevamo visto negli anni precedenti. Così dobbiamo ricordare che comunque 2 anni di pandemia, pur avendo salvaguardato i livelli occupazionali attraverso il blocco dei licenziamenti, comunque avevano eroso il potere d'acquisto, i salari di stipendi dei lavoratori e delle lavoratrici, perché comunque molti di loro avevano passato settimane, se non mesi, in cassa integrazione. Questo comunque aveva ovviamente cambiato i redditi delle famiglie. Noi abbiamo bisogno di intervenire fortemente in modo strutturale sul taglio del cuneo fiscale, questo non c'è dubbio, occorre una manovra seria, importante, ribadisco, strutturale, perché quello che è stato fatto sull'IRPEF non ha dato sinceramente gli effetti che il governo si aspettava, se noi avevamo anticipato. Abbiamo la necessità di innovare i contratti nazionali ancora scaduti, immaginando anche una ritassazione degli stessi, visto che qui si blocca completamente la domanda interna del nostro paese. Abbiamo bisogno anche, non solo della tassazione della volontà, ma abbiamo bisogno anche di rivedere l'indice infrattivo a cui i rinnovi sono ancorati. Oggi abbiamo un sistema che è depurato dai costi energetici, cosa che è folle, visto che sono proprio i costi energetici oggi intervenire pesantemente sulle famiglie. E poi noi abbiamo bisogno, da questo punto di vista, anche di fare un'operazione molto chiara che riguarda i contratti collettivi nazionali lavoro, ovvero noi dobbiamo pretendere l'efficacia e l'omnis dei contratti collettivi nazionali lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, perché questo è un paese dove negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, sono fioriti numerosi contratti collettivi fatti pirata che giocano nemmeno una moderazione salariale, ma oggettivamente su un dato salariale rispetto a chi applica contratti collettivi nazionali sottoscritti da IGL-UNIL, e quindi sono in regola, ecco, con le retribuzioni e le contribuzioni dei lavoratori. Ecco, Pancini, siamo quasi in chiusura, però un'ultima domanda molto rapidamente, so che occorrerebbe molto più tempo per rispondere, non gliela posso non fare, ovvero da un lato a che punto siamo sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro? Siamo nell'imminenza dell'anniversario della
della morte di Luana D'Orazio e non è stata l'unica vittima, lo vogliamo ricordare, dello scorso anno. Ci sembra giusto ricordare tutti coloro che hanno perso la vita durante il lavoro e sui luoghi di lavoro. E poi se a suo avviso, visto quello che sta insomma, succedendo in città, il nostro è davvero il distretto dello sfruttamento, e mi riferisco alle denunce più volte arrivate no, da parte del SICOBAS per quanto riguarda aziende a conduzione prevalentemente cinese che sfrutterebbero manodopera straniera, in particolar modo pakistana. Parto da quest'ultima perché io credo che prima del SICOBAS già la CGL da molto tempo ha denunciato e denuncia continuamente e opera a tutela di quei lavoratori e di quelle lavoratrici che sono sfruttate nel nostro territorio. Sono molti di più di quelli che si immagina, di quelli che si riesce a intercettare. E credo anche che unitariamente, devo dire, a Cisleuil abbiamo anche avanzato una proposta, non solo alla Regione Toscana, ma anche al Ministero su come individuare e contrastare questo fenomeno e come tutelare le vittime, perché non basta contrastare il fenomeno, occorre anche capire come si garantiscono diritti civili e sociali a queste persone e come si reinseriscono all'interno della nostra società anche attraverso un percorso che li possa reinserire nel mondo del lavoro. E d'altro canto quello della salute e sicurezza del lavoro è collegato spesso alla bontà o meno di un rapporto di lavoro, perché dove non c'è legalità di lavoro non c'è nemmeno sicurezza. Noi lì credo abbiamo fatto un grande passo avanti, insieme alle associazioni datoriali stiamo costruendo un progetto tenteremo di far finanziare con le risorse che sono arrivate con la legge di bilancio al comunità di 10 milioni di euro per il rilancio del distretto e che ha l'obiettivo di rimappare tutte le posizioni lavorative del manifatturiero e costruire delle pratiche non troppo appollose ma molto concrete per far capire come funziona un certo macchinario e quali sono i rischi a cui si va incontro se non si rispettano quelle regole. E cercheremo, e anzi il nostro obiettivo è quello di far diventare questo progetto il documento di riferimento su cui anche gli ispettori dell'ASL piuttosto che gli altri organi di vigilanza possano valutare la bontà delle misure di sicurezza messe in campo dalle aziende. Allora Pancini, grazie, ci salutiamo ricordando gli appuntamenti di domenica 1 maggio alle 9 Santa Messa in Domo, alle 10 ritrovo in Piazza Mercatale, alle 10.30 la partenza del corteo, comizio conclusivo alle 11.30 in Piazza delle Carceri di Fabio Franchi, segretario generale CISL Firenze Prato e poi nel pomeriggio dalle 17.30 in poi un 1 maggio alla Gualchiera di Coiano tra musica e cena sociale, sempre nel nome del lavoro e della pace. Pancini, grazie, e buona festa. Grazie. E ringraziamo ovviamente tutti i nostri telespettatori. Intorno alle 9 e torna martedì prossimo, come sempre al termine del TG della sera. Buona serata.